Sai, ci sono molti artisti che dicono, ma andava anche negli anni, anche molto tempo fa si diceva che per scrivere avevamo bisogno dell'oppio. Quanto è vera questa cosa che le cose più fighe si scrivono sotto dipendenza? Ma guarda, io sono nella vita ho provato parecchio, sono abbastanza un entusiasta di queste esperienze, ma penso che non sia assolutamente soggettivo, non sia assolutamente una regola, non sia assolutamente vero. E dipende da persona a persona. Per quanto mi riguarda non è una regola, per me dico, non è... Io posso essere ubriaco o lucido, posso essere più o meno ispirato, sobrio o lucido, non è... Personalmente, magari andare in studio a fare le sessioni così, fumare, è piacevole. A volte può funzionare, ma non mi sentirei mai di dire una cosa così. Ma non per essere educativo, perché non è vera. Sì, proprio perché non è vera. Non è vera. Poi sai, dipende appunto, questo William Burroughs, questo era sempre fatto, non so, scritto sempre così. Kurt Cobain, guarda, sempre tutti i grunge, certo. Sono sempre fatti di roba e magari li ha fatti. Il Rolling Stone, ho visto un documentario, diceva che ci mettevano, perché poi avevano le piste, no? Il tipo dice che Keith Richards doveva andare a farsi doveva farsi di eroina così frequentemente che le canzoni ci mettevano a fare una canzone una settimana, capito? Oppure questi rapper con Lin, no? Questi Lil Wayne, magari gli aiuto. Io personalmente il Lin è una cosa che ripudio, cioè non il mio corpo, non lo. Sì, ma lo prendo, lo preservo, ma ha rubato l'anima e basta.